molto meglio. Ciao a tutti! Ciao! Ciao, ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Abbiamo deciso di farti vedere questo video per farti sapere una cosa, ma te la sveleremo alla fine del video. Prima facciamo un passo indietro. In questo periodo è facile parlare di ciò che ci fa paura. Sì, certo, abbiamo tutti paura di ammalarci, di perdere il lavoro, di rimanere soli magari. Di dover cambiare drasticamente la nostra vita. Ma vogliamo essere positivi. Ci sono tante cose che stiamo imparando in queste giornate. E mano ai piedi! Chiusi in casa. Come ad esempio passare ore e ore a guardare le serie TV senza sentirmi in colpa. Oppure che posso svegliarmi a mezzogiorno, fare colazione a pranzo e non fare niente per il resto della giornata. Sì, anche. Ma passando alle cose serie, sto imparando a conoscere e a convivere con me stesso. In questo periodo ho riscoperto degli hobby che avevo messo da parte. Sto imparando ad avere pazienza. Ho capito l'importanza che i miei amici hanno per me. Ho riscoperto il valore della famiglia. Ho capito che è importante rispettare le regole. In ogni caso, ci rendiamo conto che si rischia di vivere questo periodo con delusione, tristezza e paura. Quello che sta accadendo sembra tutto, tranne che chiaro e sensato. Ma aspetta un attimo, non farti prendere dal panico. Devi ancora sapere quella cosa che avevo promesso di dirti. La risposta al tuo problema è Gesù. In Giovanni 3,16 è scritto che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Ma insieme a Lui, sulla croce, sono morti anche i tuoi peccati, le tue sofferenze, le tue malattie e anche le tue paure. Sempre nella Bibbia leggiamo che se dichiari che Gesù è il Signore, sarai salvato. Ti invitiamo a cercarlo con tutto il cuore, insieme a noi. Gesù, credo che sei il Figlio di Dio. Che sei morto e risorto per me. Ti lascio il pieno controllo della mia vita. Credo che solo in te possa avere la salvezza e la vita eterna. Continua a pregare e a cercare Gesù e vedrai che riceverai la pace che soltanto Lui ti può dare. Sfrutta questo tempo per approfondire il messaggio del Vangelo e non te ne pentirai.